Ok, siamo qua in diretta da Tele Ticino, è iniziata la diretta. Qui siamo negli studios, Sergio Morandi sta dibattendo con dei dirigenti di banca. Lei è libero di farlo, io non ci sto. Un attimo solo, c'è un ascoltatore, poi passiamo all'altro tema. Buonasera, dica. Buonasera, complimenti per la trasmissione che seguo con molto interesse. Avrei una domanda per i rappresentanti dell'iniziativa Moneta Intera. Sì, faccia però. Dunque, con la moneta intera, cosa succede con il denaro che io ho sul mio conto corrente in caso di fallimento della banca? Perfetto. Allora, prima però di farle fare la risposta, passiamo a questo problema che è la moneta intera. Noi forse già quest'anno, ci siamo già a 400 votati, dell'anno prossimo saremo chiamati a votare su questa iniziativa moneta intera. Si voterà questo referendum alla fine del 2017, inizio 2018. Sul conto in banca siano, per così dire, stati emessi dalla banca centrale, nel nostro caso dalla Banca Nazionale Svizzera. In realtà è più la monetina, adesso io non ho qui 5 franchi eccetera, che è la parte emessa realmente dalla banca centrale. La creazione del denaro non la fa la banca centrale, la fa il sistema bancario. Si chiama anche moneta frazionaria, cioè nel senso che è una moneta che non ha, tra virgolette, alle spalle nessuna moneta fiduciaria, che non ha alle spalle nessuna, come era in passato, nessuna, come è stato in passato, nessun fatto concreto come l'oro, l'argento o altro che, per così dire, garantisca questa moneta cartacea che è in circolazione o che addirittura è scritturale, che è fatta attraverso il sistema bancario. Allora, vediamo un filmato che cerca di spiegare come viene creata la moneta. Poi vediamo... Ecco, andrà adesso il filmato di Moneta Intera. Mine, se questo filmato corrisponde al professor Rossi, se corrisponde è giusto, corretto, oppure è una spiegazione di parte e scorretta. Prego. Filmato sulla riserva frazionaria, su come le banche truffano creando soldi dal nulla. What is money? Tutti noi usiamo il denaro, ne abbiamo bisogno per comprare beni e servizi. Lavoriamo duro per guadagnarcelo, lo mettiamo da parte per la pensione o per quando ne avremo bisogno. Tutti dipendiamo dal denaro, e allora perché non sappiamo come funziona il denaro? Perché ci sono momenti in cui ce n'è troppo e siamo convinti che tutto questo durerà per sempre? Da dove viene tutto questo denaro? E come mai improvvisamente non ce n'è abbastanza? E la gente ha difficoltà a pagare le bollette? Dove è finito tutto quel denaro? La cosa più sorprendente è che la maggior parte del denaro è creato dalle banche. Come un mago, le banche fanno apparire il denaro apparentemente dal nulla ogni volta che concedono un ecco prestito. La truffa. Ma questo non è denaro come quello che abbiamo sempre pensato. È credito, ed è temporaneamente in prestito dalle banche. Lo utilizziamo come se fosse denaro e pensiamo che lo sia, ma poiché è credito, ad un certo punto dovrà essere ripagato. E quando è ripagato, il denaro sparisce. Questo non è un trucco, è il modo in cui viene creato e poi distrutto quasi tutto il nostro denaro. Possiamo fidarci dunque di tutto questo denaro creato dalle banche? Beh, le banche fanno tanti profitti facendosi pagare degli interessi sui prestiti, quindi fin tanto che c'è fiducia nell'economia, prestano il più possibile. Più prestiti e più mutui significa che più denaro viene creato. E prima che te ne accorgi, i prezzi delle case salgono alle stelle. Se si concedono troppi prestiti, l'ammontare del debito diventa troppo grande. Le persone non riescono a pagare i debiti e dunque le banche smettono di prestare e improvvisamente non ci sono soldi a sufficienza. Le attività chiudono, la gente perde il lavoro e le case sono pignorate. Gli svizzeri sono scesi in campo. Questo e gli italiani? La crisi finanziaria e fondamentalmente niente è cambiato da allora. Il denaro è ancora creato dalle banche e sparisce quando viene pagato il debito. E fin quando non cambiamo ciò, non avremo mai un'economia stabile, un lavoro assicurato o case che possiamo permetterci. Ma non deve essere per forza così. Moneta Intera ha lanciato un'iniziativa per cambiare il modo in cui viene creato il denaro, per un mondo migliore. Professor Mele, qui c'è una spiegazione che è chiaramente di parte degli iniziativisti di Moneta Intera.
Iniziativisti è il nome che viene dato ai promotori di referendum legislativi in Svizzera. Assolutamente no, sono sorpreso da elementi di mistero. Anzitutto ho notato dove è finito il denaro quando si pagano le bollette. Si sta facendo confusione tra la moneta come mezzo di pagamento, ok, e il fatto che ci possono essere delle situazioni in cui l'impresa per cui lavoro fallisce. Gli svizzeri confinano con l'Italia. Sono speciali gli svizzeri, perché non possiamo fare referendum legislativi? La base comunitaria. Bisogno di risorse per investire. Riuscire a eliminare il processo di moltiplicazione del credito, della moneta, attraverso il credito creato dalla banca, significa semplicemente eliminare il sistema finanziario, eliminare il credito erogato alle imprese, eliminare assolutamente il modo in cui si pensa fin da quando il sistema bancario è nato nel Medioevo. Posso fare una domanda al professor Mele? Prego. A quanto ammonta la riserva presso la Banca Nazionale Svizzera che le banche devono detenere? Qualche punto percentuale. Mi dica quanto è. Qualche punto percentuale. Non lo sa. Effettuato gli... vuol dire che una banca può creare tutto il denaro che vuole, ma così da mattare sostenendo la creazione di questi impieghi deve depositare presso la Banca Nazionale Svizzera il 2,5%. Quindi vuol dire che la creare come minimo 40 volte va a montare 2,5. Ma è tutto il mondo che è così. Non è vero, perché in certi paesi è l'1%, in altri paesi invece è zero. Cioè, se figuri, è zero, quindi da vuol dire il 5%. Adesso è meglio l'audio? È un crunch incredibile. Perché? Se succedesse una cosa del genere, non ci sarebbe... Qual è la sua proposta? Infatti è quella di moneta intera, se gliela diciamo... Zero. Ma lei lo sa cos'è che vuole moneta intera? Significa? Ah sì, l'ho letto. Quindi l'ho letto. Sai che cosa succede? L'ho letto, dice. Ci sarebbe... uno di quegli shock colossali che manderebbe la Svizzera... Le cavallette, arrivano le cavallette. Non è vero, dice il professor Mille. Un credit crunch incredibile. Ma non sa neanche di cosa parla. Ma lei venga alle mie lezioni e le faccia... Le lezioni. Io ho avuto Draghi come professore, non vengo alle sue lezioni. Ma chi sa? Ovviamente si sente meglio adesso? Ho preso alcune scorciatoie, ha semplificato, ma in maniera divulgativa. Professore... In realtà non è fatto di parte. L'universitario non ha saputo rispondere a Sergio Morandi. Perché replica il processo monetarista dove c'è l'elicottero che dà delle banconote alla popolazione, una parte di esse vengono depositate in banca, le banche danno credito e si moltiplica in questo modo con la bacchetta magica. Ma non è così. Se lei mi spiega la creazione monetaria partendo dall'elicottero, vuol dire che assume che qualcuno abbia un potere d'acquisto, anziché spiegare. La prima creazione di moneta non è della banca centrale, ma di una banca che dà credito a un imprenditore, per esempio, il quale paga gli stipendi e dunque il lavoro dei suoi collaboratori crea un potere d'acquisto che la moneta, lei giustamente, misura in quanto mezzo di pagamento. E da lì poi, se questa moneta ha un potere d'acquisto perché si professore universitario persone, si che parla adesso potere d'acquisto, sta spiegando all'altro che difende i banchieri fare delle transazioni finanziarie. Però il credito delle banche oggi viene dato spesso non per finalità produttive ma per speculazione finanziaria e dunque si crea debito privato, ma non c'è un potere d'acquisto che viene formato. Ecco, questo è l'uomo che difende i banchieri. C'è una bolla finanziaria che si ingrossa e quando scoppia poi ci sono delle... Mi sembra che ti sconta la testa, una breve replica, dopo sentiamo Sorcini. Oh, mi dispiace apprendere che sono ignorante. Apprende ora che è ignorante questo pseudo professore. Non ho mai letto nessuna delle sue pubblicazioni, mi dispiace.
quindi non credo di è vero che la bolla è definita come la differenza del prezzo a cui compriamo qualche cosa e il valore fondamentale, quindi lei sta confondendo la bolla finanziaria col processo di moltiplicazione dei depositi. Non c'è nessuna correlazione secondo questo soggetto. Questa è la mia breve replica. Okay, non posso, è forma. Posso dirle? La moneta e il credito offerto dalle banche non è l'equazione, non è che posso credito fare una domanda. Posso fare una domanda io? Prego. Perché però nelle statistiche emerge che la moneta creata dalle banche centrali, adesso se non sbaglio in Svizzera è attorno al 12%, no, 9%, e che è solo il 9% della massa monetaria in circolazione, che poi la massa monetaria, si sa, è complicato da stabilire cos'è, eccetera. Cioè vuol dire che il 91% è creato da qualcun altro. Questo è il discorso. Il problema è capire se il credito genera o no bolle finanziarie. Il credito crea moneta. Certo che crea moneta. No, io non entro naturalmente nel dibattito accademico di questa sera, il dibattito peraltro che mai esimi colleghi possono spiegare anche ai telespettatori. Quindi se il credito crea moneta vuol dire che le banche creano moneta. Questi sono stati temi, diciamo, studiati, trattati, eccetera. È ovvio, le banche creano moneta. Se questo è, se la domanda sul filmato è: ma è vero che le banche creano moneta? Ma certo, tanto è vero che... Ma certo, come dice Bello Figo, ma certo. Allora, mi sembra però che questa discussione porti ad una prima conclusione, che è che proprio perché c'è la moltiplicazione del credito, bisogna creare dei meccanismi di controllo. E io non sto dicendo, non vorrei essere frainteso, che sia un fan della regolamentazione, tutt'altro, siamo in una fase troppo regolata, tanto per chiarire. Però le regole vengono fissate nei vari paesi e a livello internazionale proprio per evitare che questo meccanismo sfugga di mano. Quando è che sfugge di mano soprattutto? Per esempio quando ci sono i tassi di interesse troppo bassi per lunghi periodi, perché è chiaro, è uno stimolo incredibile a moltiplicare questo credito. Ma per gli svizzeri hanno avuto il coraggio di raccogliere 110.000 firme contro il signoraggio delle banche commerciali. In Svizzera del credito immobiliare, ma perché costa talmente poco che tutti comprano la casa. Indebitare questo, esatto, no? Quindi è anche per questo che si creano e anche per questo che si devono e si fissano delle regole che riguardano prima di tutto il leverage, cioè sì, il rapporto tra i fondi propri e il credito totale del quello del 2,5 leverage, l'effetto leva. Se noi guardiamo il bilancio complessivo della finanza così come il bilancio di ogni singola banca, questo problema è chiaro che esiste. Anche guardando l'evoluzione dei bilanci bancari svizzeri degli ultimi 7-8 anni, uno dice: ma non c'è stata la crisi, non c'è stato il deleveraging, non c'è stata un po' la contrazione, non danno più crediti alle aziende, eccetera. Non è vero, le statistiche dimostrano che c'è stato un aumento dei bilanci bancari, degli attivi, dei crediti, in Svizzera come negli altri paesi, molto importanti. No? Quindi bisogna creare delle regole che riguardano appunto il leverage. Ricordiamo che un referendum in Svizzera fa legge, non è una cosa ridicola come in Italia, che si può fare solo il referendum abrogativo, a meno che non si faccia il referendum sulle riforme costituzionali. Non è per niente che la Banca Nazionale Svizzera ha anche introdotto delle regole a questo riguardo. La FIMA, ma anche la BNS è intervenuta. BNS è la Banca Centrale Svizzera. Su questo tema negli ultimi anni. Posso dire, Alfonso? No, non può dire perché facciamo adesso un attimo di pubblicità, se non vengo licenziato. Durante la pubblicità possiamo fare qualche domanda a Constantin, che è uno di quelli che ha raccolto fattivamente parte di queste 110.000 famose firme che stanno facendo commentare parecchi italiani. Qua nel Canton Ticino possiamo dire che magari abbassiamo adesso.
possiamo dire che la Svizzera è divisa in tre grosse madrelingua più una piccola madrelingua, no? Quindi la madrelingua più grossa è quella tedesca, poi c'è quella francese, poi c'è quella italiana che è un cantone e mezzo, un cantone e un terzo, no? Cioè il canton dei Grigioni un pochino, sì, sì, e il canton Ticino. Tu hai partecipato alla raccolta firme delle madrelingue italiane, diciamo, sì, in canton, sì, sì, canton Ticino e anche un po' il canton dei Grigioni? No, solo in Ticino abbiamo raccolto. E quanti ne avete raccolte in canton Ticino? Circa 5.000 firme. 5.000, che non è male considerando che la stragrande maggioranza della popolazione è nei cantoni. È in proporzione, no? La stragrande maggioranza della popolazione è nei cantoni tedeschi e francesi. E la gente come reagiva a questa. Cioè, quando la gente viene a sapere che le banche creano soldi dal nulla, cioè sono contenti di sapere che dei soggetti privati creano soldi e non è lo Stato che crea i soldi? No. Assolutamente. Innanzitutto prima c'è stupore, la grandissima maggioranza, e dopo chiaramente non sono felice di questa situazione. Quindi io sono convinto che se riusciamo a far passare il messaggio che le banche creano denaro, abbiamo delle buone possibilità di far passare l'iniziativa. E questo è confermato anche da sondaggi che sono stati fatti in varie parti del mondo, che la gente non sa come funziona il sistema bancario e la creazione di moneta, e però non approva che le banche private creino denaro. Non approva. Quindi il fatto che la contabilità bancaria sia truccata, che possano creare denaro, che secondo tra l'altro il diritto privato italiano ci deve essere una parità fra i due contraenti, quindi quando fai un mutuo, se tu mi crei denaro dal nulla, quando io ti pago il tasso di interesse devo poter anch'io creare moneta dal nulla, perché non puoi essere tu a avere questo diritto nell'ambito di un contratto, ma immagino che in tutti i diritti privati, anche quello svizzero, sia la stessa cosa. Cioè in Italia si dice manca il sin allagma, cioè manca la corrispondenza fra le due parti. Ma come sta andando la trasmissione? I banchieri hanno mandato un professore universitario, chi hanno mandato qua? C'è Antonio Mele, sì, è un professore dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana, e poi c'è Luca Soncini, che è direttore generale della banca PKB. E come stanno reagendo? Invece per moneta intera c'è Sergio Morandi. C'è Sergio Morandi, che lui è imprenditore economista, e poi c'è Sergio Rossi, che è professore dell'Università di Friburgo. E entrambi sono nel consiglio scientifico dell'iniziativa Moneta Intera. Come sta andando il dibattito? Sì, è un po' caotico, ma vediamo come va la seconda cioè parte. Gli oppositori, i banchieri la buttano un po', che una cosa che non penso sia usuale in Svizzera, no? Buttarla un po' in rissa, una cosa più italiana, diciamo, no? Ma non qua siamo culturalmente italiani, quindi a parte che anche in Svizzera interna, in Svizzera tedesca, fanno dibattiti così, dove comunque uno delle obiezioni che ha portato il signor Mele è stato appunto che ci sarà un cosiddetto credit crunch, cioè una stretta creditizia. Questo assolutamente non sarà il caso con la moneta intera. Questo è l'arrivo delle cavallette e di Godzilla dal Giappone, no? Le banche sì, sono spauracchi. La banca nazionale emetterà moneta senza debito. Però in qualunque momento, se le banche hanno bisogno di concedere più crediti, possono chiedere credito alla banca nazionale. Quindi è assolutamente impossibile che ci sarà una stretta creditizia. Ok, con la moneta. Ha ripreso la trasmissione. Poi continuo qua. Sì. Cioè riprendi. Non possono essere utilizzati dalla banca per fare del credito. I depositi a termine, cioè nel senso, diciamo un mese, a tre, a un anno, eccetera, le obbligazioni possono essere utilizzate dalla banca per fare dei crediti, ma diciamo il punto stipendio che noi tutti abbiamo non può essere utilizzato dalla banca per fare crediti. L'ascoltatore diceva proprio quella, cosa succede al mio punto stipendio, al mio punto corrente? Esatto, ti correggerò un po' in realtà, Alfonso, però vorrei dire brevemente questo, per concludere la conversazione riguardo alla creazione di denaro. Sergio Morandi di Moneta Intera. La crisi finanziaria, che è determinata dall'eccessiva creazione di denaro a seguito dei prestiti,
le banche cominciano a non avere fiducia l'una con l'altra, per cui non si prestano più i soldi. Quello che è successo a quel punto, esatto, a quel punto l'economia comincia a collassare, e in questo caso abbiamo visto l'intervento delle banche centrali che hanno dovuto compensare la mancanza di creazione del credito da parte delle banche. Quindi un primo fenomeno, il problema, è proprio questa crisi che deriva da questo meccanismo. E vorrei anche dire che non lo diciamo noi che le banche creano denaro, lo dice la Banca Nazionale Svizzera nel suo bollettino del professor Lenz del 2013. Lo dice la Banca Centrale Europea, la Banca d'Inghilterra, la Banca di Francia, tutte dicono la stessa cosa. C'è una verifica scientifica da parte del professor Richard Werner dell'Università di Southampton, che è andato presso una piccola sparcasse tedesca con una truppa televisiva, gli oppositori, ha chiesto un prestito di 200.000 euro e ha verificato tutte le voci di bilancio, da dove se ne è venuto fuori che non c'è mai stata nessuna movimentazione sui conti dei clienti, e quindi scientificamente provato che le banche creano denaro dal nulla. Ultima, cioè, detta in altri termini, in pratica gli hanno dato 200.000 euro senza aver cambiato nessun'altra posizione sulla tastiera, esatto, 200.000. L'ultimo a dire che le banche creano denaro, assolutamente, l'ultimo a dire che il denaro viene creato dal nulla è addirittura, badate bene, KPMG, la sede islandese della KPMG, che ha detto, ha ufficialmente confermato che loro, sono i revisori contabili, hanno detto che le banche creano denaro dal nulla. Chiuso questo capitolo, per venire alla domanda dell'ascoltatore. Conto corrente o Oggi quello che le persone non sanno è che quando un cliente porta dei soldi in banca, questi soldi non gli appartengono più. Questi soldi sono un prestito alla banca. Quindi non è vero che funziona come se i soldi venissero dati fiduciariamente alla banca. Cioè, faccio l'esempio, vado dall'avvocato, chiedo di aprire un conto rubrica clienti, metti i soldi su questo conto e l'avvocato me li tiene fiduciariamente, se me li ruba va in galera. La banca invece, nel caso della banca, no. Io porto alla banca, se la banca fallisce, siccome questi conti correnti fanno parte del bilancio della banca, i creditori, nel caso di fallimento, possono aggredire questi conti correnti. Quindi cosa vuole la riforma monetaria? Molto semplicemente che tutti i conti correnti, cioè quelli rimunerati a zero tasso di interesse, vengono posti fuori il bilancio della banca. E per il correntista cosa succede? La domanda dell'ascoltatore. In quel caso lì i suoi soldi sono garantiti sul conto corrente, i soldi del conto corrente sono garantiti. Ascoltate bene. Anche in caso di fallimento della banca, i suoi conti, così come succede per i conti deposito titoli delle banche, sono salvi. Quindi è una semplicissima modifica allo stato di cose attuale per far sì che le banche possano fallire, ma che i soldi dei clienti siano garantiti. E c'è un ultimo altro aspetto. Si parlava di responsabilizzazione dell'individuo. A quel punto il cliente, che sa che i suoi soldi possono essere in pericolo nel caso invece lui abbia dei conti di risparmio che la banca può utilizzare per concedere prestiti, dovrà fare molta attenzione a chi... La banca usa i vostri soldi come se un parcheggiatore usasse la vostra macchina. Fare la due diligence, perché se la banca fallisce perderà i soldi. La banca, se fallisce, non perde i soldi, perde i vostri soldi. Cominciamo dalle notizie positive. Sentiamo il professorino pro-banchista. Il processo di moltiplicazione dei depositi, loans make deposits, eccetera, conduce all'affermazione che le banche creano mezzi di pagamento. Mezzi di pagamento. La banca centrale crea ciò che si chiama moneta ad alto potenziale. Sì, le monetine. Circolante. Poi c'è il credito che viene messo a disposizione dal sistema bancario, che moltiplica la base monetaria ad alto potenziale. La mia perplessità nel ragionamento è che nel momento in cui impediamo al sistema bancario di creare credito, viene a mancare la linfa all'economia.
Eccolo, è arrivato con la cazzata. È arrivato con la cazzata. Il banchista, il servo dei banchieri. Giusto per dire, l'altro aspetto della riforma moneta intera risponde esattamente alla sua domanda. Allora, il punto centrale della riforma moneta intera è che il denaro, il nuovo denaro, si rende conto di questo? A chi appartiene? La domanda che faceva Auriti all'atto dell'emissione di chi è il denaro. Durante la grande depressione degli anni 30, il rapporto tra moneta e moneta alto potenziale è sceso dal 3 al 2.5. Se non censurano internet, queste verità verranno sempre più fuori. Questi piccoli movimenti che sembrano quasi impercettibili sono, tra le altre cose, stati responsabili della grandissima depressione. No? Ci sono state tante ragioni, ma la caduta, ci sono state 5.000 banche che sono fallite in quel periodo. Circa 5.000 banche, una cosa terribile. Ma poverine, le banche che falliscono. Auriti Docet, certamente. Cercate Auriti su YouTube. Sarebbe bastata da 3 a 1, è come creare la grande depressione al quadrato. Ma lei può parlare di credit crunch se non sa qual è l'altro aspetto fondamentale, che è quello più fondamentale della riforma moneta intera? Sentiamo. Sono curioso. E quello è il punto, perché bisogna sapere. La banca nazionale dovrebbe. La banca, allora, a chi appartiene il denaro? Il denaro appartiene alla collettività, non può appartenere per diritto ad una piccola fetta della società, cioè alle banche. Quello che diceva anche lui. Tutti gli altri soggetti non hanno questo privilegio e sono costretti, soprattutto quelli, gli individui, a lavorare per guadagnare i soldi che serve a pagare i loro debiti. Detto questo, quindi, siccome il denaro appartiene alla collettività, chi è l'autorità prima che deve avere il potere di emettere il denaro? La Banca Nazionale Svizzera, perché la Banca Nazionale Svizzera l'ha voluto il Parlamento e il popolo svizzero. Quindi la Banca Nazionale Svizzera deve mettere in base del referendum esente da debito alla Confederazione, ai cantoni o direttamente ai cittadini, quali decidono come allocare poi la loro spesa. Chi decide a chi darli è il Parlamento svizzero. Faccio un esempio o più esempi. Uno potrebbe servire questo nuovo denaro a finanziare la spesa. Finita la diretta, il video verrà pubblicato. Due, a ridurre il debito pubblico cantonale. Tre, a finanziare progetti infrastrutturali. Quattro, a finanziare l'AVS. Quindi ci sono diverse possibilità per cui il risparmio per il singolo cittadino, concludo, il risparmio per ogni singolo cittadino nell'arco di 10-15 anni è pari a circa 50.000 franchi. Di risparmio fiscale o direttamente di reddito circa 45.000 euro. Adesso la moneta viene creata attraverso il moltiplicatore di credito, in pratica ci sarebbe un'elargizione di moneta da parte della banca centrale a enti pubblici oppure a istituzioni sociali, diciamo assicurazioni sociali come l'ABS, e questo denaro entrerebbe nel circuito attraverso un'altra via. No, cioè, perché lui non avrebbe quel difetto di essere fondato sul debito. Cosa ne pensi? Ma allora, magari stupirò i presenti dicendo che questa idea, peraltro va forse chiarito per i due spettatori, non è svizzera soltanto. No, cioè, no, è mondiale e diciamo a livello internazionale, per esempio, se sbaglio, c'è questa International Monetary Reform Association che riunisce un po' le varie. E che raccoglie, va detto, raccoglie anche simpatie a più livelli. Anche di autorità di sorveglianza, cioè anche autorità di Banca d'Inghilterra. Diciamo, a livello di autorità, a livello di economisti, a livello di giornalisti, eccetera. L'ultimo che si è espresso, penso che sia il commentatore Financial Times, Martin Wolf, lui ha una simpatia riguardo. No? E quindi magari mi stupirò dicendo che l'idea in sé ha un suo fascino. E che non è semplice, sembrerebbe più tutto semplice. Però lui è amico dei banchieri. Ma non lo è. D'altronde vi chiederete magari perché già Glass-Steagall-Hagel nel 1933 aveva previsto due cose, di cui una fondamentale, la protezione dei depositi. Cominciamo a stargli simpatici, sono passati dall'ignorarci a stiamo un po' simpatici. È assolutamente legittimo. E i miei soldi che fine fanno? Sono tutti protetti.
E perché si fanno le regole, quelle regole che non vorremmo ma che una qualcuna ci vuole? Una è questa. È ovvio che nel gestire il bilancio della banca, che è il bilancio così come è stato concepito dal 400 via dai banchieri di Siena fino ai giorni nostri, è proprio quello di proteggere quelli che fanno i depositi al passivo del bilancio che vengono utilizzati all'attivo. E normalmente, diciamo, se le contabilizzazioni vengono fatte correttamente, almeno a casa mia, la traccia, se non c'è anche banca, questa banca che citava lei, come mai spariscono i soldi, questo io non lo capisco. Normalmente, diciamo, vengono contabilizzate e una traccia si dovrebbe trovare, il revisore anche, ma anche qui i revisori, anche loro, non è che sono questi ultimi, sono sempre attenti, mi sembra. Capito, siamo qui negli studios, allora, di Teleticino, nella sala di fianco. L'investitore lo fai anche attraverso la diretta, è per No Censura, per la pagina Facebook No Censura, una delle più grosse pagine di controinformazione in Italia. Lei sa quanto ammonta il fondo di garanzia dei depositi in Svizzera? Sergio Morandi di Moneta Intera. 6 miliardi di franchi. Sa quanto rappresenta del totale dei depositi? Ma certo, ma 0,2%. 0,2%. Ma senta, è un po' come le assicurazioni. Cioè è chiaro che se noi... Quindi se c'è una crisi sistemica... No, ma è ovvio che se cade tutto, ma quello ormai... C'è un ascoltatore in linea, e dopo parliamo al professor Rossi. Allora, buonasera, dica. Sì, buonasera. Una signora. Il signor Morandi, sì. Perché sono rimasta un po' perplessa su un punto in particolare. Sergio Morandi di Moneta Intera. Sul fatto che i soldi che ci sono sui nostri conti sono dei soldi che sono stati creati dalle banche private piuttosto che dalla banca nazionale. Certo, è così. Allora, dai, in modo risponda. Assolutamente, quello che dicevamo prima, l'80% delle persone in generale a livello mondiale crede che i soldi siano creati dallo Stato, piuttosto che dalla banca. No, ma anche dallo Stato, perché lo Stato oggi già crea il denaro tramite le monete metalliche. Il sistema di Moneta Intera esiste già, perché la Confederazione... Zecca italiana, immagino la zecca svizzera, creano le monetine. Quindi, e lo metta già all'attivo. È importante questa precisazione. Quindi, perché i fogli li crea un ente privato come la banca commerciale, la banca centrale italiana? È vero, non è né la Confederazione né la banca centrale che mettono la maggior parte di moneta, ma è vero che il 90% del denaro creato in Svizzera è creato dalle... Avere una banca centrale privata è come avere una magistratura privata. Quindi, se siete favorevoli alla creazione di soldi non dallo Stato ma dalla banca centrale, in Inghilterra addirittura il 97% è creato dalle banche private e soltanto il 3% dalla banca 97%, signoraggio delle banche commerciali mettiamo che la vostra iniziativa in Inghilterra, più o meno negli altri posti uguali. Cosa fa? Cioè dice, caro cliente, io ti do lo 0,5% se tu mi garantisci che il tuo conto almeno per un mese è bloccato. A quel punto non rientra sotto il discorso dell'iniziativa della moneta intera e tu vai pan bagnato, cioè nel senso si trasporta in un'altra cosa e quindi è bella che aggirata, cioè come la Dodd-Frank si aggira, anche questa si aggira, non c'è questo rischio. È un rischio, ma come diceva prima Luca Soncini, se si responsabilizza anche chi deposita i soldi in banca informandolo correttamente che se accetta il deposito termine... In Svizzera riescono a fare i dibattiti sul signoraggio in prime time, nell'orario di punta, ma anche in lingua italiana. Banca, se dovesse fallire, ha comunque fuori dal proprio bilancio i conti correnti, dunque la gran parte del ceto medio della popolazione che non ha grandi risorse finanziarie, dunque non ha finalmente accesso a dei conti a termine, sarà preservata da passare alla cassa come contribuente o anche semplicemente come depositante. Il problema però, giustamente prima il professor Meder lo menzionava, è di sapere che sono i prestiti a fare i depositi e non che sono i depositi a finanziare i prestiti. Oggi le banche danno linee di credito a delle imprese che producono beni e servizi, dunque producono reddito. In Italia abbiamo fatto i libri. Imborsare il prestito ottenuto in banca. Ma in TV non riusciamo a parlarne. Le banche lo sanno perfettamente, le banche fra di loro si fanno molti prestiti durante la giornata che restituiscono in gran parte prima della sera, per cui non appare... Paolo Tanga, ex di Banca Italia, ci dà ragione. Quello che rimane però potrebbe essere problematico in quanto rigonfia delle bolle del debito, facendo aumentare i prezzi degli attivi oltre i valori fondamentali.
fondamentali. Qualche professore non venduto come questo c'è in Svizzera e in Italia? 4.1, 4.2 non può fare nulla perché si va a colpire il comportamento di un istituto o di diversi istituti, ma non il sistema in quanto tale. Il meccanismo è i prestiti fanno i depositi, fin quanto, intanto che questo meccanismo sarà in atto all'interno delle banche commerciali, saremo di fronte. Questo professore sostiene moneta intera. Come si chiama questo professore? Sergio Rossi. Segnatevi questo nome, Sergio Rossi, professore, professore universitario, Friburgo, che è il canton Svizzera francese, canton Friburgo. È bilingue Friburgo. Okay. Questo professore invece, quell'altro che stava parlando, difende lo status quo, i banchieri. Però ecco, i servizi offerti. Eccolo qua. Questo potrebbe essere un italiano, professore italiano omologato. I prestiti creano depositi, ma non impedisce di considerare il sistema bancario come l'epicentro della distribuzione, dell'allocazione ottimale delle risorse. Pensiamo a un'alternativa. Gli economisti hanno pensato, come lei sa, hanno pensato a un'alternativa al narrow banking. L'alternativa è quello di, appunto, adesso le banche accettano depositi. Gli economisti. Chi vuole prendere rischi, magari, li prende. Chi non vuole prendere rischi, impartisce l'ordine alla banca di tenere i soldi lì, al limite potrebbe chiedere alla banca di investire questi soldi in un fondo monetario, comunque qualcosa che garantisce un rischio benché minimo. Ebbene, questo è un sistema che è un sistema Sergio Morandi. Quando invece il sistema bancario rappresenta una sorta di sistema centralizzato, un sistema in cui opera il meccanismo di assicurazione. È vero, la parola chiave del sistema bancario, purtroppo, è fragilità. Il sistema bancario è fragile perché ci può essere una corsa agli sportelli. È fragile. Quindi fa schifo il sistema bancario. Un gigante dai piedi d'argilla. Un ladro dai piedi d'argilla. Il fatto che io credo che gli altri facciano una cosa. Piedi d'argilla siete voi. L'effetto gregge, l'effetto, chiamiamolo così. E l'altro, lasciamo stare questo effetto gregge perché non è mai esistito. In realtà, le forze come dice Giada, è proprio penoso. Alle domande di Sergio Morandi è stato penoso questo professorino. Una crisi economica molto, 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 molto profonda. È difficile immaginare che viviamo in un periodo in cui dobbiamo buttare l'acqua come un bambino. Eccolo, è arrivato, buttare l'acqua col bambino. Pensa di essere a Sparta, questo pseudo professore. Proteggerlo attraverso la regolamentazione, essere attenti a che gli attivi delle banche siano più o meno puliti. Più o meno, non totalmente. Più o meno puliti. Un asset tossico è come in medicina, no? È come la tossicità è semplicemente il fatto di dare un prodotto che contiene elementi di rischio non appropriati al consumatore. Ma dov'è lo studio? Che le crisi bancarie succedono, continuiamo a parlare, ma dovremmo migliorare la regolamentazione lì, dovremmo aumentarla là, magari riduciamola là, magari liberalizziamo un po', ma stiamo ancora a parlare di quando le crisi bancarie si succedono con una regolarità impressionante, stiamo ancora a ci regolamentiamo un po' di più, un po' di meno. Volevo solo aggiungere un paio di elementi di riflessione, che sono questi. Allora, uno, la fragilità. Secondo me è anche amplificata, non dimentichiamolo, dal comportamento della politica e delle banche centrali, perché mai come in questi anni, se c'è qualcuno che ha pompato questo credito, sono state le banche centrali. I ladri per antonomasia, che però hanno poi sviluppato le banche commerciali. Fatto sta che oggi, diciamo adesso, senza voler far finger point e dare la colpa più a uno piuttosto che all'altro, però la fragilità soprattutto del sistema bancario europeo è anche da terminare. La fragilità. Perverso, per cui il debito pubblico viene, diciamo, finanziato anche dal pompaggio delle banche dalla banca centrale. Pompaggio. Questi dovrebbero andare alla Zanzara, da Cruciani, questi difensori delle banche. Estremamente vantaggiosi i titoli di Stato e
ci sono mille miliardi di, l'hanno detto ieri, mille miliardi di euro. Esatto. Quei crediti deteriorati, quei sistema bancario europeo. Deteriorati, come le, come le cervella dei banchieri, deteriorate. Sempre così depressi, che questa secondo me è la droga più, più perniciosa di questi anni, no? E chiaramente c'è una fragilità secondo l'evento live da Teleticino, dibattito sul signoraggio in merito al referendum che si terrà a fine anno di moneta intera per l'abolizione della creazione dal nulla dei soldi delle banche commerciali, del signoraggio delle banche commerciali. Siamo entrati alla grande nell'era della cosiddetta disintermediazione. La disintermediazione, eccoli. Viene bypassata, diciamo, da chi ha eccedenza per darla a chi e soprattutto ci sono altri. Poverina, la banca è bypassata. L'eccedenza. Allora, non sono regolamentati come allora, è per questo che mi chiedo e rivolgo soprattutto la domanda a voi, ma veramente la domanda aperta è: domanda aperta. In questo contesto è davvero ipotizzabile una soluzione nazionale? Perché questo, francamente, che pur raccogliendo diciamo una certa simpatia, per ecco, lancia la bomba. Siete sicuri che non arriverà il re di Persia, Serse, con un milione di soldati in Svizzera? Sul tema nazionale, cioè per me è improponibile che una singola nazione. La Svizzera è sempre stata neutra, fuori dal mondo. E ovviamente, come dice Constantin, è fattibilissimo. Conferma che sia il Consiglio nazionale, cioè il Consiglio federale. Consiglio federale svizzero. Ridurre, abbassare il volume. Un'altra telefonata? Posso rispondere? Effettivamente, allora, io ho detto all'inizio che il grosso problema è il debito, che non fa altro che autoalimentarsi proprio per l'effetto interessi. Quindi il debito non potrà mai ridursi. Soltanto con moneta intera il debito può ridursi, perché cominciando a far entrare nel sistema denaro esente da un commento, andando magari a pagare il debito pubblico piuttosto che il debito cantonale, l'ammontare del debito non farà altro che ridursi, quindi ritornerà a livelli ragionevoli. Sergio Morandi sta parlando per moneta intera. Certo, il credit crunch è possibile. No, perché la banca centrale, la banca nazionale svizzera, potrà prestare tutto il denaro necessario alle banche che lo richiederanno. Quindi c'è debito. Certo, ma le banche adesso sono quello che paventano il credit crunch, cioè il fallimento totale. La banca nazionale svizzera dovrà mettere sufficientemente ammontare di denaro da garantire una crescita economica moderata, ok? Quindi se la banca nazionale svizzera e potrà prestare questo denaro anche alle banche, che diventeranno quindi degli intermediari, le quali a loro volta lo presteranno, le banche si responsabilizzeranno invece che prestarlo al settore finanziario, dove oggi va l'80% della massa monetaria, farà molto più attenzione al rischio che prenderanno le banche, perché se falliscono nessuno le aiuterà. Quindi questo è l'aspetto importante. Ma voglio venire alla sua domanda. Perché solo in Svizzera? Allora, perché no in Svizzera? Un paese dovrà iniziare a farlo. Noi abbiamo il privilegio di avere l'istituto del referendum. Abbiamo posto questa domanda. La vera democrazia diretta. In Svizzera, i quali dovranno decidere se darci questa possibilità o no. Cosa succederà se la Svizzera dovesse accettare questo? Che tutti gli altri paesi, prima o poi, saranno costretti a seguirlo. Sa perché? Per un semplice motivo. Perché il franco svizzero diventerà... La Svizzera diventerà l'attrazione per tutti i depositi a livello mondiale. Okay? Quindi tutti i gestori di patrimonio. Guardate il banchista come è preoccupato. Enorme. Non lo potranno prestarti. Sono i conti di risparmio. No, professore, lei non ride però. Non il professorino ride. I conti di risparmio non posso ridere, scusi, no, perché come per dire. Cioè, la gente si suicida per colpa delle banche, il professorino ride. Mi faccio la domanda, le dico, i conti di risparmio possono essere utilizzati a fini di prestito da parte delle banche? Lo possono fare, quindi lo possono fare. Una battuta al professor Mille, perché non c'è più tempo. Non c'è tempo per una battuta da parte mia. Ecco,
Sa qual è, Morandi, una delle grossi, preoccupazioni franco di Mr. Ford? No, è che noi a volte vogliamo essere i primi della classe. Ma in questo caso saremmo i primi a bomba. Il sistema svizzero sarà molto più stabile sul piano finanziario. Ed è il posto. Sarei veramente preoccupato di una crisi finanziaria enorme. Eccolo, le cavallette Godzilla da Giappone. Che mi ha posto all'inizio della trasmissione. Sì, vedo una crisi arrivare attraverso il progetto Moneta in Tempo. Dopo gli daremo un libro, a questo professorino. Chissà se sa leggere. Ha fatto ridere anche Morandi. Abbiamo utenti anche da Lugano. Quello che è oggi in Svizzera, nel resto del mondo, dunque attireremo dei capitali, potremo essere più competitivi e crescere in maniera sostenibile con dei progetti che vanno verso l'economia reale e non nella sfera puramente finanziaria. Abbiamo parlato di un tema complicato, di un tema su cui voteremo, ma abbiamo bravo questo giornalista, bravo questo giornalista che fa fare questi dibattiti. Com'è il nome completo del giornalista? Tuor. Alfonso Tuor, il giornalista. Della popolazione, degli ascoltatori. Aperto a questi dibattiti. Per Teleticino. Lo Stato e la Banca Nazionale Svizzera. Conti in tasca, no? È convinta quindi di una situazione che non è vera. E quindi è utile sapere dove si crea la moneta. Poi che si condivida questo sistema, se ne voglia cambiare come propongono gli innazionalisti, è un'altra cosa. E ognuno farà le sue scelte. Però è almeno per così dire. Cari svizzeri, votate per moneta intera al referendum contro le banche commerciali. Da dove spunta? Non spunta se non in minima parte. Se anche arriverete al 30% dei consensi, 40%, inizierà una rivoluzione mondiale dalla Svizzera. La Banca Centrale Europea e spunta in minima parte la parte, diciamo, del contante delle monetine dalla Zecca e quindi dalla Confederazione Elvetica. 9% è quello della Banca Centrale, della Banca Nazionale Svizzera, il resto è creato dal sistema bancario. Le banche, più del 90%, questo sistema hanno un aggio, hanno un guadagno, perché creano moneta e su questa moneta, dando dei prestiti, rilevano dei tassi di interesse. Se la creasse la Banca Nazionale, avrebbe questo guadagno, sarebbe trasferito all'ente pubblico. Questo è un altro aspetto che non abbiamo nella visto. Nella TV italiana è tabù parlare di questo. Salvini fa i suoi convegni dove spara cazzate sull'uscita dall'euro con Borghi, Bagnai, Becchi, ma non parlano di questo tabù. Io ringrazio i nostri ospiti. Salvini non parla di questo. Spara cazzate sull'uscita dall'euro senza attaccare le banche. Quindi la Lega, Salvini, non sono dalla parte di moneta intera. Sicuramente ritorneremo su questo. La Lega Nord Italiana. Non so quella.